Buongiorno a tutti amici, eccomi di ritorno con una ricetta sensazionale che vi farà dire wow, parola di mami. Avete presente quelle sere in cui vi assale una voglia improvvisa di pizza? Ma è troppo tardi per mettere a lievitare l'impasto per tempo. Poi aprite il frigo, trovate il brick di albumi che vi fa l'occhiolino, la mozzarella o il filante per pizza che vi sorride. È solo soletto da un lato in una scodella un po' di sugo già pronto avanzato dal condimento preparato per la pasta di pranzo. Ed ecco che nasce subito l'idea di realizzare una pizza super veloce utilizzando solo gli albumi. Stavolta ho deciso di fare le famosissime pizzette al taglio sarde. Geniale come idea, non trovate? Tutti a casa sono rimasti senza parole quando le hanno viste e le hanno mangiate. Morbide morbide, leggere e per giunta proteiche, ma allo stesso tempo gustose come delle vere pizze. Per non parlare dell'aspetto, pressoché identico a quelle originali. Sono troppo felice del risultato, una cenetta per quattro pronta in pochissimi minuti e con pochi ingredienti, davvero senza stress. Come vi ho già detto, io ho utilizzato il brick di albumi pastorizzati, ma se preferite potreste anche sgusciare circa 9-10 uova e pesare man mano gli albumi. Attenzione durante questo passaggio che non cada qualche goccia di tuorlo, altrimenti non monterebbero più. Diciamo ecco che è molto più comodo e veloce utilizzare il brick. Quindi versiamo gli albumi in una ciotola bella capiente, dovranno essere a temperatura ambiente, così monteranno più velocemente, e io ne sto utilizzando 350 grammi. Aggiungiamo 3 bei pizzichi di sale e montiamo alla massima velocità finché non saranno montati a neve fermissima. Eccoli qui. Ora setacciamo un cucchiaio per volta di farina, quindi sono 2 cucchiai di farina in tutto, e nel mentre amalgamiamo bene con una spatola con movimenti delicati dal basso verso l'alto per evitare di smontare il composto, così come mostrato in video. Volendo potreste utilizzare farina integrale, farina d'avena oppure farina senza glutine, in tal caso foste celiaci. Ora foderiamo con della carta da forno la teglia grande del forno, quella più grande che avete, ci versiamo gli albumi e li distribuiamo bene dappertutto, sempre con l'aiuto della spatola. Nel mentre avremo già acceso il forno per farlo preriscaldare. Adesso inforniamo a 200 gradi per una decina di minuti. Nel frattempo affettiamo la mozzarella o filante per pizza a cubetti e ci prepariamo vicino il sugo di pomodoro già pronto. Trascorsi 10 minuti tiriamo fuori dal forno la teglia e condiamo la pizza con il sugo e la mozzarella. Inforniamo nuovamente finché non si sarà tutta sciolta e ci vorranno davvero meno di 5 minuti. Eccola prontissima! Con l'aiuto di una spatola verifichiamo se la base è attaccata alla carta da forno e in tal caso quindi la stacchiamo delicatamente. Con una rotella tagliapizza la tagliamo in 4 parti uguali e pratichiamo un taglietto sulla metà di ogni parte, così come mostrato in video. In questo modo quando andremo a ripiegare le pizzette non avremo problemi. Stavo desiderando le melanzane grigliate, per cui ne ho affettato una e le ho dato una grigliata veloce. Ho farcito quindi le pizzette con melanzane e qualche scaglietta di parmigiano. Si sente già un profumino paradisiaco. Pieghiamo le pizzette ed ecco formata la nostra prima pizzetta al taglio. Ma non sembra l'originale, è ben farcita, è cotta al punto giusto, bella filante
È super morbida da sciogliersi in bocca. Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta e di avervi dato una bella idea per le vostre prossime cenette. Un'idea semplice, semplice e veloce. Vi abbraccio forte e vi rimando ai prossimi video. Ciao!